dal sindaco Giacquinto all'amministrazione comunale e dal consigliere provinciale Mario Melone, quali ci hanno dato tutto il loro sostegno morale. Per realizzare questo memorial tanti amici si sono dati da fare, dando la loro disponibilità e la loro vita. E a loro tutti va la mia riconoscenza. Un ringraziamento particolare va agli sponsor ufficiali, Villa Gaia Chiara e Pizzeria La Saporita, ai restanti sponsor che ci hanno permesso di fare grande questo evento. Grazie alla redazione di Vivi Casa Giovane. Grazie soprattutto a voi amici che vi siete iscritti ricordando così Danilo e Michele. Thank you.
Thank you.
particolare affetto che partecipo ormai da anni a questo rituale, nel corso del quale si va a rendere memoria ed omaggio a due giovanissimi figli di questa nostra terra che hanno compiuto il loro pellegrinaggio terreno improvvisamente nel lontano 2004 a seguito di un incidente stradale. È giusto che quest'oggi, oltre a rivolgere un ricordo, un omaggio a questi due figlioli, Michele e Danilo, è giusto che il nostro pensiero sia rivolto anche a tutte le vittime della strada e colgo l'occasione per ribadire che il nostro pensiero deve essere necessariamente indirizzato anche ai fratelli e alle sorelle francesi che sono state vittime di questo attentato, di questo terrorismo islamico. Io devo esprimere apprezzamento a questo gruppo spontaneo di giovani che hanno voluto organizzare questo evento significativo e devo indirizzare un plauso ad Ignazio Gravino per la ineccepibile organizzazione di questa manifestazione. Due giovani della nostra terra che hanno perso la vita e vedo e sono contento come sindaco che abbiamo dimostrato di avere una peculiare sensibilità di fronte a questi eventi, una sensibilità però che viene confermata attraverso il sublime valore dello sport. Lo sport è vita, lo sport è rispetto delle regole, lo sport sviluppa il processo educativo e relazionale. Lo sport è sinonimo di crescita, fa crescere l'interazione e la integrazione umana. Bene, sono contento di questa partecipazione, di oggi questa manifestazione vede la partecipazione solo ed esclusivamente dei giovani di Casa Giudizio. Significa che nel nostro animo albergano dei sani e degli autentici valori e noi meno giovani, vedendo voi che siete, come dire, conformi alle norme di vita civile impostate sui sani valori, abbiamo motivo di ritenere che la nostra speranza viene sempre più consolidata attraverso questo nostro comportamento e tutti insieme possiamo sperare in un futuro, in un domani migliore. Grazie. Grazie.
Siamo con Danilo, il nipotino del grande Danilo. Allora, un tuo pensiero e che cosa pensi di questa giornata di oggi? Io penso che questa giornata sia fantastica perché ricordiamo due angeli, Danilo e Michele. Ringraziamo il piccolo Danilo per il suo pensiero in memoria di suo zio Danilo, con Marilena Della Valle, la sorella di Michele Melone. Allora Marilena, questa è una giornata fantastica, dedicata alla memoria di tuo fratello e alla memoria di Danilo. Marilena, un tuo pensiero? Il pensiero è che sono passati tanti anni, pure troppi, 10, 11. Però i ragazzi li ricordano, noi vabbè, per noi è come se il tempo si fosse fermato, però queste manifestazioni io 10 anni fa non pensavo che con il tempo ancora i ragazzi e gli amici lo avrebbero ricordato, quindi è una cosa che sicuramente ti fa piacere, ti commuove, ti fa capire quanto erano, diciamo, come erano voluti bene dai loro amici. Senti Marilena, oggi è anche la giornata dedicata alle vittime stradali. Cosa vuoi dire e il messaggio che vuoi lanciare per far ricordare questa giornata? Il messaggio per far ricordare questa giornata è un messaggio che va ai ragazzi che ci sono e che oggi guidano. È un pensiero che anche tanti anni fa ho, diciamo, espresso agli amici di mio fratello, di andare piano, di stare attenti, di non correre, perché la vita è un attimo, perdere anzi la vita è un attimo. In quell'attimo l'interruttore si spegne. Quindi diciamo essere attenti perché una bravata, una corsa folle ti può costare veramente tanto. A te e soprattutto a chi ti sta vicino che poi perde un pezzo di cuore. Senti Marilena, un'ultima domanda, un ricordo di Michele. Il ricordo di Michele è difficile, un ricordo. Lui era un boomerang di carattere, era un casinista, è un cacciarone, e quindi diciamo tutto quello che lui faceva, anche le sue battute, oggi ritornano. Alle volte io faccio delle battute con mio figlio che si chiama Michele e che gli somiglia, lo sai, questo lo diceva zio Michele, poi perché tu lo continui a ricordare, è come se lui fosse andato via, cioè fosse partito e tornerà, questo è il pensiero insomma. Amici e amiche di Vivi Casa Giove, buonasera. Siamo all'interno del palazzetto dello sport con l'organizzatore del Memorial Michele Danilo. Il Memorial sta andando avanti e c'è una grandissima affluenza di pubblico. Abbiamo qui ai nostri microfoni l'organizzatore del Memorial, Ignazio Gravino. Allora Ignazio,
ti aspettavi tutta questa affluenza di pubblico? Innanzitutto buonasera a tutti, mi aspettavo che venissero tante persone, ma non così. È stato un afflusso di circa 300 persone, sono venuti quasi tutte le istituzioni di Casa Giove e i ragazzi adesso stanno divertendo, ricordando così Danilo e Michele, giocando proprio a calcio. Senti Ignazio, all'inizio c'è stato un momento commovente con il ricordo delle varie istituzioni, del sindaco, di Don Stefano Giaquinto, del consigliere provinciale, il dottore Melone, dell'assessore alla cultura Davide Rotunno, proprio su questi due nostri concittadini. Cosa vuoi dire in merito a questa, all'inizio così commovente? Infatti c'è stato un inizio commovente, le persone sugli spalti stanno tutte commosse, soprattutto i familiari, anche io Ignazio organizzatore. Niente, questa domenica 15 novembre stiamo ricordando Danilo e Michele, purtroppo, ripeto per l'ennesima volta, scomparsi prematuramente il 21 luglio del 2004, incidente stradale all'Isola d'Elba. Oggi è anche la giornata mondiale in memoria delle vittime della strada e infatti l'abbiamo ricordato nel minuto di raccoglimento e abbiamo anche ricordato le vittime che ci sono state in Francia, circa 130 vittime, tra cui anche un italiano. Senti Ignazio, cosa vuoi dire proprio in questa giornata che è dedicata alle vittime stradali? Un tuo pensiero? Beh, un mio pensiero, se si fa uso di sostanze psicotropiche, se si beve, non guidate la macchina, fatela portare a un altro, non andate veloci, questo vi posso dire, abbiamo appunto gli esempi di alcuni nostri amici di Casa Giove. Facciamo un saluto ai lettori e alle lettrici di Vivi Casa Giove. Sì, saluto a tutti i lettori e a tutti gli elettrici di Vivi Casa Giove. Ringrazio Ignazio Gravino e cosa dire, dal Palazzetto dello Sport è tutto per Vivi Casa Giove. Se vengo in genitore.